dalla piazza del 18 ottobre a Torino l'intervista a un lavoratore che nella giornata di ieri si trovava all'interno del Teatro Regio durante il vertice dei ministri europei. Ci racconti cosa hai visto? Ma sicuramente non è stato quel vertice tanto conclamato dai mezzi di comunicazione, perché sicuramente ci sono stati meno partecipanti, decisamente meno partecipanti rispetto a quelli previsti. Oggi nella giornata di sabato c'erano diverse sedie vuote all'interno del teatro. Sicuramente forse la maggior parte delle persone presenti erano funzionari di polizia e carabinieri che insomma gestivano il dispositivo di sicurezza all'interno e all'esterno del teatro, giornalisti, delegati insomma di definirei di basso livello rispetto alla presenza di ministri e sottosegretari, così come si era invece prospettato e si è detto più e più volte nei mezzi di comunicazione. Probabilmente il fatto di questo enorme dispositivo di sicurezza e sicuramente le manifestazioni che sono state previste nella giornata di ieri e di oggi hanno contribuito a rendere difficoltoso l'arrivo e l'accesso nella zona di Piazza Castello a Torino di parte dei delegati invitati al vertice. Appunto un'impressione che ho avuto durante il lavoro è stata semplicemente questa, il fatto che non c'era così tanta gente, c'erano più appunto poliziotti, carabinieri e giornalisti rispetto a ministri e sottosegretari, e questa è stata un po' l'impressione. Non è stato sicuramente un vertice in cui si sono decise questioni importanti o linee guida rispetto alla questione della occupazione, o meglio ormai possiamo definire disoccupazione giovanile dilagante in Italia e in Europa. Non mi è sembrato che tante parole, insomma, tanti convenevoli, un enorme dispositivo di sicurezza per chiunque dovesse entrare al Teatro Regio, ma come sempre la sostanza di questi vertici è veramente pari a zero quasi, insomma le vere questioni che riguardano i lavoratori, gli studenti, i lavoratori precari non sono sicuramente state affrontate in questo vertice, ma perché non è assolutamente questo, io penso, il modo di affrontare queste tematiche che riguardano il lavoro. Questo è insomma un brevissimo resoconto delle giornate di venerdì e sabato 17 e 18 ottobre a Torino.